Inizia la settimana degli appuntamenti più attesi della festa dedicata alla patrona della diocesi e della città di Acireale, Santa Venera. Le strade della città sono pronte ad accogliere il busto reliquiario della martire sull'argenteo fercolo accompagnato dalle candelore. E proprio le candelore sabato scorso si sono esibite nel tradizionale Galà dei Ceri di Santa Venera, che si è svolto in piazza Porta Gusmana. Intanto oggi inizia il solenne triduo presieduto dal canonico Orazio Tornabene, direttore della Caritas diocesana. Il tradizionale programma della festa estiva di Santa Venera è stato allestito dalla deputazione della Reale Cappella di Santa Venera in collaborazione con la diocesi e il comune di Acireale. La deputazione, che sovrintende i festeggiamenti con nomina del sindaco, il 26 di giugno ha fatto presente il programma a tutta la cittadinanza, e proprio in questo momento viviamo i giorni clou dei festeggiamenti. Inizieremo con il 24, parlando degli eventi culturali, il gran concerto delle cantate, quest'anno in collaborazione con l'associazione Francesco Musmara e l'orchestra diretta da Giuseppe Romeo, insieme alla cappella musicale della Reale Cappella di Santa Venera diretta da Alberto Patanè. Da ben 15 anni la nostra emittente porta nelle case dei siciliani e su internet in tutto il mondo la festa barocca di Santa Venera, e anche quest'anno trasmetterà gli appuntamenti del 26 luglio con l'apertura della cappella, il solenne pontificale presieduto da Monsignor Moraglia, patriarca di Venezia, e il giro nobile serale per il centro storico della città.